Sindrome influenzale e farmaci di automedicazione. La sindrome influenzale, salvo casi particolari, viene trattata con farmaci sintomatici, allo scopo di ridurre il malessere del paziente mentre l'infezione compie il suo corso. Questi farmaci possono essere acquistati dal paziente senza ricetta medica. Per questo sono detti farmaci di automedicazione. Come si riconoscono? I farmaci di automedicazione sono contraddistinti da un bollino rosso recante la scritta «Farmaco senza obbligo di ricetta». Sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale? I farmaci di automedicazione per il trattamento della sindrome influenzale sono classificati come farmaci di classe C e non vengono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. Hanno effetti collaterali? In generale, si tratta di farmaci con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Tuttavia, non sono privi di effetti collaterali. Gli anziani e le persone affette da patologie croniche sono più esposti al rischio di effetti collaterali. Queste persone dovrebbero discutere anticipatamente con il loro medico quali farmaci assumere in caso di bisogno. Possono essere somministrati ai bambini? I farmaci di elezione per il trattamento della sindrome influenzale del bambino sono paracetamolo e ibuprofene. Non utilizzare altri farmaci senza aver prima consultato un medico. Possono essere somministrati alle donne gravide? Il paracetamolo è considerato un farmaco sicuro in gravidanza. Evitare invece gli antinfiammatori, soprattutto durante il secondo ed il terzo trimestre. E durante l'allattamento? Per paracetamolo e ibuprofene non esistono controindicazioni. Per altri farmaci è opportuno chiedere al pediatra. Per tutti, la possibilità che si manifestino effetti collaterali aumenta con il dosaggio e la durata della terapia. Limitare l'utilizzo dei farmaci di automedicazione alla reale necessità di ridurre il malessere e la sintomatologia dolorosa. A cura di Sena Salute. Ambulatori medici e infermieristici aperti sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali.